La mitologia, i classici e la storia antica raccontati guardando all'oggi ed in particolare ai nuovi mezzi di comunicazione. Questo è altro nelle parole del professor Michele Mirabella, che al cinema Hollywood di Policoro ha incontrato docenti ed alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II del Centro Ionico, in due ore ricche di humor e tante riflessioni. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica Maria Carmela Stigliano per riflettere assieme a Mirabella su tematiche di stretta attualità come media e comunicazione, ma anche il ruolo della cultura classica oggi, partendo dall'ultimo lavoro del professore e conduttore televisivo, il volume Canta mio Maus, pubblicato nel 2011 da Mondadori. Da un incontro fortuito con un amico di Michele Mirabella è venuta fuori quest'idea. Visto che nulla è impossibile, perché non far venire Michele Mirabella qui a Policoro e incontrare gli alunni dell'Istituto Comprensivo numero 2 Giovanni Paolo II? L'idea è diventata realtà. Michele Mirabella stasera è qui per incontrare gli alunni della scuola secondaria di primo grado, per parlare con loro di arte, storia, letteratura, per affrontare le sfide della classicità moderna, ci auguriamo anche per vincerle. È una sfida impegnativa, ma il nostro istituto Giovanni Paolo II ama le sfide. Io dirigente credo fortemente in questa iniziativa perché credo negli alunni, nel lavoro dei docenti e in un lavoro serio e costante che viene fatto ogni giorno in collaborazione con il territorio. Il mondo è cambiato, la nostra società oramai vive sui web, ci sono nuovi linguaggi, le TIC e quant'altro. La scuola non può stare a guardare, deve entrare in questo meccanismo, deve essere al passo con i tempi. Non a caso l'apertura della manifestazione avrà una coreografia che richiamerà appunto ieri e oggi l'antico e il moderno. Nel corso della serata vi è stata anche l'esibizione dell'orchestra e di alcuni ragazzi della scuola policorese che hanno voluto dare corposità ad alcuni passaggi del libro, come la nascita di Afrodite.